Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come potete ben vedere dal mio sfondo, oggi siamo nel garage. Perché siamo in garage? Chi mi segue sulle storie di Instagram sa già cosa è successo alla piccolina e colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi su Instagram per seguire appunto contenuti in anteprima. Comunque, veniamo a noi. Per chi appunto non dovesse saperlo, oggi andremo a sostituire l'ammortizzatore della moto, perché purtroppo dopo 12 anni di onorata carriera, come potete vedere un po' dallo sporco, aspettate, ma vi faccio vedere meglio, ecco qua, come potete vedere da tutto questo sporco, questo è tutto olio che ha cacciato l'ammortizzatore, perché purtroppo si è schiattato, come si suol dire, e non funziona più, dobbiamo cambiarlo. La mia preoccupazione era che, essendo comunque una moto datata, una moto vecchiotta che ormai è fuori produzione, non si potessero trovare più ricambi nuovi. Ed effettivamente nuovo non l'ho trovato, ma perché in realtà non l'ho neanche cercato. Fortunatamente è venuto incontro a noi l'azienda che mi ha... no, che non ha sponsorizzato questo video perché l'ho pagata. Comunque, sono andato a recuperare lui, un ammortizzatore nuovo, che apparentemente per il colore potrà sembrare Ohlins, ma non lo è. È un classico ammortizzatore Sachs, di quelli appunto montati sull'MT-03 di quell'anno, e quindi andremo semplicemente a sostituirlo. I più attenti di voi si saranno accorti che la molla è gialla, la mia era bianca e la moto ha tutti i dettagli blu. Quindi sì, arriverà un video in cui andrò a verniciare la molla, perché gialla non si può tenere, però visto che ho dei giorni di garanzia per provare la molla e nel caso non dovesse funzionare portarla indietro, la monto così gialla come sta e amen. Se funziona si smonta e si pitta, se non funziona si bestemmia. Ok, allora, premetto che non sono un meccanico, non ho mai fatto cose del genere, quindi faccio questo video per chi come me, cercando su YouTube, non ha trovato il tutorial giusto e si sta cimentando a farlo a suo rischio e pericolo. Nel caso dovesse riuscire, però, avete un tutorial da guardare. Quindi, di cosa abbiamo bisogno per incominciare a smontare il nostro ammortizzatore? Allora, come potete ben vedere, qui abbiamo un dado, un perno, che dovrebbe avere direttamente la filettatura indietro nel telaio. Quindi basta svitare questo perno e il primo vincolo dell'ammortizzatore si dovrebbe togliere. Poi, passando sopra, abbiamo un altro perno collegato però a un dado dietro. Quindi qua c'è bisogno della doppia chiave e si dovrebbe svitare anche questo senza problemi. Quindi le misure delle chiavi sono: per il perno questo qui abbiamo bisogno di una chiave da 17, stessa cosa per il perno qui, sempre una chiave da 17, e per il dado dietro abbiamo bisogno di una chiave da 14. Quindi abbiamo perso fin troppo tempo, io direi di iniziare con il primo perno, ovvero questo qui. Ulle. Perfetto, primo perno rimosso, come avevo ben capito la filettatura era solo alla fine, giustamente, e la nostra molla è svincolata. Adesso non ci rimane altro che smontare quella posteriore. Ah, un'altra cosa, io la moto ce l'ho sul cavalletto posteriore, cavalletto a parte, quindi è dritta, non fatelo sul cavalletto suo, di base, però allo stesso tempo non sono sicuro che adesso la moto non vada a cedere su di sé, perché il forcellone appunto è legato tutto quanto sull'ammortizzatore, quindi nel caso mi cadrà la moto addosso e sarà una bella cosa. Procediamo anche con quest'altro, andiamo con la chiave a 17 qui, blocchiamo il perno dietro, il dado anzi, è un po' difficilotta come posizione, però si deve fare. E così magari vediamo un po'. Ma ok, allora il dado dietro l'abbiamo tirato, mettilo a fuoco gentilmente, ok, abbiamo tirato fuori il dado. Adesso l'unica cosa che manca è il perno, che però non vuole ancora venire via.
Oh, oh, ci siamo quasi. Sì, ma mi sta cedendo il forcellone, ragazzi. Allora, io allontano un po' la telecamera, perché qua la situazione la vedo critica. Olle! Ok, il perno è fuggito, non so dove. Un attimo solo. Perfetto, abbiamo recuperato anche l'altro perno, che adesso andiamo a mettere in salvo insieme agli altri. E proviamo a tirare via la molla. Come funzioni qua? Sì. Dai, come... Ti prego. No, ragazzi, questo secondo me fa pressione, giustamente, ma... Che se io... ormai il molo non reagisce, è durissimo. Ma perché giustamente la ruota non scaricando a terra. Ah, è una faticata. Assurda. Dai, molla di merda. Io vorrei provare a leggere lì, ma che c***o alleggerisco. No, dai. Devo provare a metterla a terra, non lo so. No, si è sguardato il guanto. Oh, attenzione, attention please. Si sta muovendo un poco. No, Mamma mia. Scendi. Ah. Ma come? Perché? No, Ce l'ho fatta. Aspetta, però si è bloccata qua dentro adesso. Fuck. Ho paura, però. Sì, ce l'ho fatta. Ah, pezzo di merda, vieni qua. Sì. È stata una faticata incredibile. Mo' si è seduta tutta la moto. No, cazzo. Bene. Mo? Ottimo. Non so se adesso questo possa essere un problema. Perfetto, come si può notare, adesso l'ammortizzatore non c'è più e io ho una moto extra bassa. E mi sa che adesso non si rimonta più facile l'ammortizzatore. Come cazzo faccio, mo? Ottimo. Allora, questa è la faccia della soddisfazione, perché ci siamo riusciti. La molla è stata montata. Non è stato per nulla semplice e ad un certo punto mi sono sentito anche avvilito. Per quale motivo? Perché non lo sapevo prima, quindi non ve l'ho potuto dire, però munitevi di un crick, di un martinetto, eccolo laggiù, perché toglierete l'ammortizzatore con tanta fatica, si smollerà la moto, giustamente, cadrà su se stessa, cioè nel senso in verticale, e non potrete mettere l'ammortizzatore perché sarà tutto disallineato. Quindi cosa ho fatto? Mi è venuta la brillante idea, nella disperazione, di prendere il martinetto, mettere il martinetto sotto il blocco motore, non sapendo se potessi farlo, però ho detto o la va o la spacca. Fortunatamente non l'ha spaccata, credo, devo controllare. Ho alzato la moto e sono riuscito a mettere in maniera molto 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 semplice l'ammortizzatore. Quindi... eccolo qua. Devo dire che giallo non ci sta nemmeno tanto male. È un tocco di colore in più. Però chissà, lo smonteremo per verniciarlo? Non lo so. Probabilmente sì. E adesso l'unica cosa che manca è rimontare tutto il resto della moto e andarla a provare. Va bene ragazzi, comunque per questioni logistiche non registro un video in cui vado in moto adesso. Siamo sempre in periodo di quarantena, uscire non è consentito. Quindi l'unica prova che farò con la moto è fare 50 metri per portarla dal meccanico e vedere se si può fare una regolazione al mono. Quindi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi come al solito di lasciare un bel pollicione in su, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Io e Remettina ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi. We'll be right back.